Quando nel 1834 un incendio distrusse il palazzo di Westminster, venne indetta una gara per costruire il nuovo Parlamento britannico. La sede che conosciamo noi oggi è caratterizzata da tre torri. La Torre Victoria, a lungo la torre quadrata in pietra più alta al mondo, che ospita l'archivio del Parlamento. La Torre Centrale Ottagonale, e la Torre Elisabetta, spesso confusa con il Big Ben, che è invece la campana più grande alloggiata al suo interno. Costruito tra il 1840 e il 1870, ha la sua torre più alta, la Victoria, che raggiunge i 98 metri d'altezza. L'intero sito occupato dal Parlamento è di 8 acri. Gli architetti che lo hanno progettato sono Charles Barry e August Welbing Pugin. I materiali che lo compongono sono granito della Cornovaglia e ghisa. Il Parlamento è la sede della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord. La Torre Elisabetta, che si erge all'estremità nord del Parlamento, venne completata nel 1859. Il Great Clock cominciò a funzionare il 31 maggio e i colpi della Great Bell vennero uditi per la prima volta l'11 luglio. All'interno della torre, una scalinata di 334 scalini porta alla cella campanaria. La tromba delle scale è talmente stretta che per trasportare le campane fu necessario ruotare sul fianco alla più grande, il Big Ben. Una pila di sacchi di sabbia è posta sul fondo del pozzo delle scale per attutire l'eventuale impatto di una delle campane o dei contrappesi. Oltre a essere un edificio governativo, la torre è anche uno dei monumenti più iconici di Londra. La controversia sul progetto del Parlamento è emblematica nella battaglia stilistica tra classico e gotico. Il primo progetto di Barry è classico, ma grazie all'influenza del suo allievo, Pugin, il progetto finale risultò decisamente gotico. I suoi interni sono tra gli esempi più raffinati di Gothic Revival. Tuttavia Pugin non lo ammise mai e, come fece notare a un amico, è tutto greco, sir, dettagli Tudor su una base classica. Alcune curiosità. A metà del 1700 William Kent fece un progetto per il Parlamento, un grande edificio in pietra Portland bianca, grande quasi come la famosa Sala degli Specchi di Versailles, con colonne corinzie e finestre in stile veneziano, stile tipico dell'architettura del XVIII secolo. Purtroppo sarebbe stato comunque distrutto da un incendio nel 1834. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!